essere intervenuti. Desidero ringraziare non solo il pubblico, ma anche il Comune di Roma che mi ha concesso di presentare il libro in questa sede, sul Campidoglio. Ringraziamo Sua Eccellenza l'Ambasciatore Neri Tanseca per diversi motivi. Prima di tutto per aver scritto il libro che presentiamo, che è una cosa molto bella e importante. Poi per essere un amico dell'Italia, io lo conosco da tanti anni e abbiamo così avuto tante occasioni per parlare, per vedere insieme aspetti importanti dell'Albania antica e anche dell'Italia. Allora, io vorrei dire prima di tutto che il professor Zeka ha scritto questo libro che ora è pubblicato in inglese, The Lyrians to the Albanians. Probabilmente l'edizione originale era in albanese, è stato tradotto, è una versione aggiornata di scritti precedenti, quindi contiene anche un aggiornamento importante delle scoperte e delle anche interpretazioni, delle tesi, delle opinioni che vi sono sulla storia dell'Albania. Non è una guida archeologica dell'Albania come potrebbe sembrare, è un libro di storia sull'Albania antica, quindi su questa grande popolazione degli Illiri che ha vissuto molti secoli e che poi ha avuto le sue vicende anche nell'età naturale e moderna. È una storia dell'Albania fondata non solo sulle fonti letterarie antiche, ma anche moltissimo sulla documentazione archeologica. E non è un caso, Neri Tanseka è un archeologo. È un archeologo che ha contribuito moltissimo alle importanti scoperte archeologiche, di cui vedremo e ci dirà poi anche lui stesso. Naturalmente, dicevo, non è una guida, non è una semplice illustrazione, essendo un libro di storia, ha dei temi importanti. Io vorrei poi dire brevemente qualcosa su alcuni punti principali. Però vorrei ora soffermarmi anche un momento sulla storia dell'archeologia albanese, che è una storia recente, diciamo, risale al soprattutto insomma una storia del Novecento, e una storia che riguarda l'Albania come nazione libera, affrancata dalla dominazione straniera, e una cosa che mi sembra molto importante per la storia intellettuale di Neritan, che egli è figlio dell'archeologo e storico Hasan Zeka, che fu il fondatore dell'archeologia albanese. È stato un grande studioso, cui ancora sono, diciamo, riferimenti importanti i testi, per esempio sulla numismatica illirica, che ha studiato, ma anche a lui si devono importanti scoperte, l'inizio degli scavi di Apollonia e di altre località importanti dell'Albania, e l'organizzazione che in gran parte ha fatto capo a lui dei servizi, delle strutture che si sono poi dedicate alle attività di ricerca e di tutela archeologica in Albania. Questa è una storia molto interessante, che insomma la fioritura di questi studi, che hanno contribuito poi in maniera enorme, come vedremo ci sono scoperte straordinarie, città importantissime che ancora nell'Ottocento erano pressoché sconosciute,
e che dalla metà soprattutto del Novecento poi sono state richiamate all'attenzione scientifica internazionale, tutto questo è il risultato di un piccolissimo gruppo di studiosi, è una cosa quasi incredibile, che si contano sulle dita di due mani, diciamo sono 8-10 persone che nel corso di mezzo secolo, coprendo due generazioni peraltro, rappresentate dal padre di Neritan e da lui stesso e con un gruppo di altro di studiosi, storici e archeologi che hanno scritto la storia di questo paese. Neritan è stato allievo di un importante studioso di storia antica, Selim Islami, e ha studiato poi naturalmente questo all'Università di Tirana. E queste generazioni sono state sono caratterizzate da una formazione direi internazionale, cosmopolita, sia da queste famiglie albanesi inviavano i figli a studiare a Vienna, nel centro Europa, ognuno di loro conosce anche Neritan, non so quante lingue, una cosa, forse ti manca il cinese. Arabo. Ecco, e quindi si sono inseriti nel bel mezzo, diciamo, insomma, di questa Europa di studi e di ricerche e hanno dato una fioritura veramente straordinaria. Molto più importante, io direi, di quelle ricerche che erano state avviate ancora nella prima metà del Novecento, un po' come risultato di un espansionismo, diciamo così, un po' imperialistico, ecco, di potenze europee che cercavano spazio nei Balcani e fra queste naturalmente la Francia è stata fra le prime, ma anche l'Italia ha fatto il suo lavoro e la vera fioritura archeologica è venuta dopo la guerra, un periodo importante per l'Albania perché è stato il periodo del riscatto, diciamo, dalle influenze straniere, in primo luogo dell'Italia che aveva, diciamo così, insomma, esteso la propria ala anche sull'Albania nel periodo fascista. In questo periodo quindi si sono svolte molte attività da parte di questa nuova generazione di studiosi albanesi. Dicevo, il periodo era difficile e ancora ai primi tempi che io cominciai a frequentare l'Albania vi erano queste condizioni per il regime autoritario, dittatoriale che si era instaurato. Naturalmente questo era stato il risultato della lotta di liberazione, una lotta di liberazione che l'Albania, come del resto anche le vicine comunità jugoslave, avevano condotte da soli, a differenza di tante altre situazioni in Europa e nel mondo, in Europa specialmente. Quest'area dei Balcani occidentali era rimasta un po' fuori dagli interessi, diciamo, di intervento militare sia delle potenze alleate occidentali sia di quelle sovietiche, e per cui l'Albania ebbe, diciamo, il merito di liberarsi da sé, come anche la Jugoslavia di Tito peraltro. Ecco, questo mise questi paesi, non a caso entrambi, ma in modo diverso, ma entrambi in una condizione poi politica un po' anomala rispetto alla rigida divisione dei due mondi. E in Albania questa situazione portò a un periodo molto, molto duro, si trattava naturalmente di un paese piccolo, non ricco, e quindi doveva risolvere da sé i propri problemi economici. La cosa straordinaria è che in tutto questo, in queste difficoltà, vi fu un grande investimento anche negli studi e nelle ricerche. Dicevo, questa situazione
diciamo di, anche di oppressione della libertà, eccetera, questa condizione di regime molto autoritario, tutti i suoi limiti e difetti, cercava insomma gli intenti di questo, di questa situazione erano quelli di creare un'accelerazione molto, molto forte nella trasformazione di un paese che era stato, che era sostanzialmente agricolo, in una società moderna. Ora, con i difetti e le difficoltà, bisogna dire che alcuni di questi obiettivi sono stati falliti, diciamo. L'orgoglio nazionale, che quindi il governo cercava di sostenere. Ma comunque lo sforzo, dicevo, fu notevole e i risultati importanti. Io adesso non... quel piccolo gruppo di studiosi che io in parte ho conosciuto, non vorrei ricordare solamente Salim Islami, Skender Anamali, Korkut, Dimostra Nuddina, Alexander Mann, il quale in qualche modo è legato anche alla mia, al mio coinvolgimento con il mondo degli studi albanesi, perché è stato un acceso promotore per la restituzione di una bella, importante scultura ritrovata a Butrinto, che era arrivata a Roma in modo un po' anomalo, diciamo, ed era stata emessa nel Museo Nazionale Romano. Ora, durante così molti anni gli albanesi reclamarono la restituzione di quest'opera d'arte, un po' come tutti i paesi, noi stessi abbiamo reclamato la restituzione delle opere d'arte che ci sono state portate via nel corso della prima guerra, per esempio, dalle truppe naziste. Io stesso mi occupai della restituzione di una statua importante del Museo Nazionale Romano, che era andata a finire al Museo di Berlino, che ha tutta una storia molto interessante, ma una storia interessante anche questa della Dea di Butrinto, questa testa femminile nazionale romano, che scriveva al ministro, degli esteri italiano, dicendo sarebbe molto utile se la signoria vostra si adoperasse presso il re Zog per farci donare la statua di Butrinto, che starebbe molto bene nel nostro museo. Ecco, insomma, il dono non era proprio del tutto spontaneo, visto che in quegli anni l'Italia era una potenza che influiva molto sulla politica albanese, e giustamente gli albanesi reclamavano la restituzione di questo oggetto come noi reclamavamo i nostri. Io in quel periodo, mi ricordo nel 1979, stavo occupando insieme con l'ambasciatore Sergio Romano della restituzione del vaso di Ufronio che era andato a finire al Metropolitan di New York da scavi clandestini. Insomma, ogni paese aveva le sue ragioni, però aveva anche i suoi scheletri nell'armadio, diciamo, perché poi ognuno aveva fatto del bene e del male. Allora, per onestà e per coerenza morale e intellettuale, bisognava mettere a posto le cose. Così che io ricordo che dissi a Giuseppe Nenci, che allora insegnava alla scuola normale di Pisa, che era in contatto già con gli studiosi albanesi, che insomma questa statua che stava nel Museo Nazionale Romano l'avremmo volentieri insomma restituita all'Albania, se ci fosse stato modo di avere dei rapporti, perché era nel momento, tra l'altro, un periodo che l'Albania è stata segregata proprio con la sindrome del deserto dei Tartari, perché l'Albania da questo dittatore Hoxha era stata diventata una fortezza incredibile, con postazioni militari, tutto era inaccessibile, era difficilissimo andarci se non con permessi eccezionali, eccetera. E quindi c'era questa separazione
totale, che è durata poi un periodo lunghissimo, anche con purtroppo insomma una perdita di contatti per anni e anni fra due paesi che sono a un'ora di distanza, separati da un breve tratto del mare Adriatico. E così cominciarono questi rapporti con l'Albania e insomma nel 1982 poi questa scultura fu restituita. Poi noi restituimmo anche altre cose, solo per esempio c'era una Venere di Cirene che era stata portata via dalla Libia in maniera anche questa molto, molto ambigua, che poi è stata restituita. Ma insomma i rapporti con l'Albania per le restituzioni furono questi. Altre opere d'arte si erano perse, la confusione poi della guerra, delle occupazioni, l'Albania subì anche predazioni nei musei da parte degli eserciti che si erano avvicendati sul suo territorio, compreso quelli germanici, e insomma molto, molto si perse. E si deve a questi archeologi e storici di cui parlavo prima, che si deve anche il lavoro di ricostituzione di un patrimonio artistico attraverso il recupero di opere d'arte, attraverso poi la scoperta di materiali nuovi, degli scavi che nel frattempo si venivano facendo, con la costituzione di importanti musei, in primo luogo quello di Tirana e poi anche presso le altre zone archeologiche. Dicevo, parlando ora del libro, che non è semplicemente descrittivo, ma affronta una serie di problemi che riguardano la storia di un grande popolo antico. Questi illiri hanno avuto un po' una sorte difficile nella storiografia europea, perché sono stati un po' ridotti entro le dimensioni degli stati, come i Celti, entro le dimensioni di determinati stati nazionali. Si è perduta attraverso questa concezione delle nazioni, degli stati nazionali, la dimensione di alcuni grandi popoli europei che invece avevano un'estensione grandissima. Appunto, basta pensare ai Celti che andavano dalla Spagna, poi sono arrivati fino in Anatolia, i Galati, insomma, era sempre lo stesso nucleo di popoli. Che noi tendiamo a vedere localizzati nella Francia, nell'Irlanda, eccetera. No, era una popolazione, una dimensione immensa, europea, continentale, diciamo. Così anche gli Illiri sono stati un grande popolo antico che ha avuto come sue sedi storiche, diciamo, una parte notevole dei Balcani relativa all'Albania, nella zona dell'Epiro, politico, che non è solo un aspetto istituzionale, ma significa anche poi nelle sue connessioni strutturali, diciamo anche l'organizzazione per esempio di una società urbana, una società invece articolata diversamente sul territorio. Quello che è di immediata evidenza è che a fronte delle città greche, quindi delle colonie greche presenti appunto nell'odierna, sul suolo dell'odierna Albania, colonie importanti, insomma, Durazzo, Colonia, poi più piccole, Orico, e poi anche più tardi anche altre città greche, a fronte di queste città-stato, quindi avevano l'ordinamento canonico della città che racchiudeva in se stesso, vivevano, dicono gli autori antichi, catacomas, che è espressione usata anche peraltro da
da Strabone per alcune popolazioni dell'Italia antica, ossia si trovavano in una fase di urbanizzazione poco accentuata, e quindi questo presuppone un tipo di, anche di istituzioni diverse, attira molta una serie di situazioni urbane, diciamo, di città, di cui egli ha notato la graduale formazione, quindi da una fase proto-urbana in cui ancora non esisteva questa struttura cittadina vera e propria, a una fase più matura che però interviene più tardi. Giustamente egli dice che fino insomma all'età, praticamente l'età ellenistica, non vi sono grandi, non vi sono città vere e proprie nel mondo illirico. Nuovi e approfonditi studi e sono gli elementi di grandissima analogia che noi troviamo fra questo mondo illirico e il mondo adriatico dell'Italia antica, in epoca arcaica e anche fino all'inizio dell'età ellenistica. Queste analogie riguardano non solo la struttura della comunità, come dicevo, non fondata sulla polis ma su organizzazioni territoriali, riguardano poi anche per esempio il tipo di sepoltura a tumulo, che ora si va scoprendo sempre maggiormente in queste zone dell'Italia centro-meridionale, le zone appenniniche, queste sepolture a tumulo sono sostanzialmente identiche a quelle che si trovano in ambiente diretti. Abbiamo alcune informazioni dagli autori antichi, alcune indicazioni, sopravvivenze romane, insomma una serie di indicazioni. Ci sono, però non esiste proprio un vero e proprio corpus di documenti scritti in questa lingua. E il problema è stato affrontato studiando invece lingue dell'Italia antica, studiando questo soprattutto gli studiosi tedeschi, in particolare Krahe ha dedicato molto lavoro a questo, ha individuato una serie notevolissima di influssi illirici in Italia. Ecco, su questo, questi certamente molti di questi influssi ci sono, altri saranno discutibili, e come spesso queste teorie linguistiche sono poi, insomma, sono costruzioni molto, anche molto interessanti e molto belle, alle quali però spesso poi mancano i documenti a cui io di questo sono convinto che Zeca abbia individuato poi il modo giusto di intendere questo, ossia che in origine questa lingua messapica che abbiamo appunto in Italia sia una lingua illirica che sia il risultato di una presenza insomma importante di gente lirica in quella parte, poi anche su altre parti dell'Italia arrivati, però probabilmente l'ondata ostosa bellica ha cancellato tutto questo, ma noi abbiamo informazioni precise che una presenza illirica di pubblica eccetera si estendeva ben più a nord, fino alle Marche, insomma, sulle coste dell'Adriatico. Ecco, questo della lingua è importante dal punto di vista così dell'identità nazionale albanese, perché loro giustamente l'hanno molto collegata al problema dell'albanese moderno, ossia questa lingua che poi parlate in maniera molto originale e molto diversa da tutto il mondo che mi circonda, ha bisogno di una spiegazione, perché questa lingua albanese è un'isola in un contesto diciamo, in
circondata dal mondo slavo, dal mondo greco, è una lingua indoeuropea, insomma, su questo sembra che mai sia acclarato, che però ha una sua fortissima originalità. Non è facile istituire confronti tra l'albanese moderno e il messatico di 2500 anni fa, perché due millenni e mezzo in storia linguistica cambiano completamente tutto, lo vediamo in tutte le lingue che ora parliamo e che i nostri antenati allora parlavano. E, ecco, allora questo problema dell'albanese è un'eredità diretta in qualche modo dell'illirico. Su questo, dicevo, ci sono state molte discussioni, molti studi, e a me sembra che la sintesi che poi Zeca trae nel suo libro sia quella giusta. Lui dà una spiegazione storica alla tesi di una certa continuità. Continuità si intende poi nella trasformazione, non si può pensare a una continuità statica, una evoluzione, che però vi sia un rapporto genetico, diciamo, importante fra l'albanese, fra l'illirico, la lingua lirica e l'albanese. E lui traccia alcuni elementi importanti, per esempio nei nomi di località legate al mondo ecclesiastico, al mondo cristiano, alla religiosità, diciamo, del cristianesimo più antico, e trovando appunto toponimi che derivano da nomi di santi, di chiesa, diciamo, come Shmeri, che si lega a Santa Maria, no? Come Spal, come sarebbe Sanctus Paulus, Shion, Sanctus Johannes, ecco, questi sono e tanti altri, sono indicazioni molto importanti che hanno fatto pensare, lei ha scritto questo, che poi con la disgregazione della società urbana che avviene in epoca tardo antica, soprattutto in epoca barbarica, diciamo, e la fine del mondo antico che avviene nel VII secolo, un po' come tutta l'Europa occidentale, e la rinascita che avviene alcuni secoli dopo, non si crea questo periodo di enorme trasformazione, qui crollano tante cose, se ne creano di nuove, e sul quale noi abbiamo poche informazioni, veramente poche rispetto, insomma, a quello che è avvenuto, e gran parte delle informazioni che abbiamo le traiamo dai casi archeologici. Ecco, in questo periodo in cui è avvenuto il collasso della società urbana, le città sono scomparse, la vita ha ricominciato a organizzarsi attraverso la formazione di piccoli nuclei in villaggi che si formavano intorno a chiese, per esempio chiese, monasteri, luoghi comunque di religiosità che rappresentavano un minimo di organizzazione e di capacità di nuovamente, sempre nel conto con una loro evoluzione, una loro trasformazione nel tempo, si riaffermano e entrano nella storia a un certo punto nel pieno medioevo, nel momento in cui poi compaiono queste nuove questa nuova identità etnica, che è quella degli albanesi. Io credo che il libro di Nelson Zeca, che si legge e non si consulta sui monumenti per vedere di che epoca è un edificio, ma si legge con questo arricchimento della documentazione archeologica,
si legge una narrazione storica, lascia comprendere questa evoluzione, questo sviluppo, insomma, dalla protostoria alla fine del mondo lirico che avviene in quei secoli, dicevamo, insomma, dell'Alto Medioevo, e si legge come una narrazione continua, arricchita da cose bellissime che fanno venire la voglia di andarci in Albania. Io ci sono stato diverse volte e ne ho un ricordo meraviglioso. Però adesso, leggendo il libro e vedendo anche tante cose che non avevo visto, perché non ho visto tutto, insomma, luoghi di una bellezza e paesaggi straordinari, luoghi, città greche, città liriche, di una bellezza, di monumentalità architettonica, opere d'arte straordinarie, non solo di epoca arcaica, non solo di epoca greca, ma per esempio i mosaici tardo-antichi, di cui c'è un corpus straordinario nelle basiliche di VI secolo, VII secolo in Albania, che è una cosa straordinaria. Insomma, è un paese che merita veramente una visita molto attenta, però deve essere una visita consapevole e colta, e prima di farla bisogna leggere il libro. Io adesso lascio a lui la... collegandolo anche con il periodo storico in cui si è sviluppato l'archeologia in Albania. Poi ha continuato con la descrizione di alcuni punti molto importanti del libro, però ha lasciato all'ambasciatore e al professore l'illustrazione di questo meraviglioso libro, che è un contributo all'arte e all'archeologia, alla conoscenza più che altro della nostra Albania. Mi ha fatto molto piacere, professor La Regina, del suo appello a venire a conoscere la nostra Albania attraverso proprio un turismo culturale, una conoscenza profonda, leggendo prima il libro, che è in due lingue per il momento, in lingua inglese e albanese, ma anche molto presto speriamo arriverà anche in lingua italiana. Adesso, per le illustrazioni, ringraziamo il professor Zecca per questo grande contributo. Passiamo la parola a lui. Grazie. Grazie del tutto al mio collega Adriano La Regina, che ha presentato non solo il mio libro, ma anche un po' la storia delle relazioni tra l'Italia e l'Albania nel campo di archeologia. Ringrazio anche tutti quelli che sono venuti a prendere parte a questa occasione di presentare un altro lato della mia personalità, che qui in Italia è conosciuto prima piuttosto come archeologo che politico e ambasciatore. Così. E proprio di questo anche di ringraziare il mio collega ambasciatore Bova, il console onorario Durato, che è venuto da Genova, e il professor Fausto Zevi, che sta nel fondo, ma era veramente uno di questi famosi archeologi della generazione, della stessa, diciamo, generazione degli anni 60, che ha aperto l'Italia per l'archeologia albanese. La tentazione, una volta a Tirana e ora come visitatore ufficiale.
a Roma è qui presente. Io vorrei ringraziare anche in modo speciale anche la comunità Arbrecht che è qui presente, che presenta qui tante persone che sono, seguono i nostri discorsi piuttosto in queste sale del comune di Roma, con cui abbiamo questa lunga storia di collaborazione, anche per un fatto che è una prova anche archeologica, diciamo, una popolazione che era venuta in Italia 600 anni fa e poi da questo tempo, se poi studiamo anche di punto di vista archeologico, possiamo vedere che non cambia tanto. Così in tanti, naturalmente, professor, la regina ha detto che non possiamo dire che il nostro albanese è così una copia dell'illirico, ma dobbiamo vedere anche questa storia di conservazione, di tradizione della lingua arbrecht, anche un'altra documentazione, dicevo che forse illiri, messaggio del terzo, quarto, terzo secolo avanti Cristo, quando abbiamo tutta questa documentazione, l'unica documentazione sulla lingua illirica, dovrebbe essere una riserva forse un giorno per spiegare anche la legame tra illirico, cioè messapico, e albanese. Naturalmente ritorno un po' sulla storia del mio libro, che è una lunga storia. Per la prima volta ho pensato a scrivere questo libro quando ho avuto 14 o 15 anni. L'ho detto a mio padre, che era archeologo, ho seguito sempre nei suoi scavi, se era possibile scrivere una storia anche per i miei compagni, per allievi della mia scuola, una piccola storia sui liri. E mi ha detto che si deve lavorare tanto, non solo con i fondi scritti, ma anche gran parte della loro storia è calcificata, così si conserva della terra. Non è che in differenza con i greci e i romani dell'antichità, il lirico non era scritto, nemmeno era così nel centro dell'attenzione dei scrittori dell'antichità. E per questo forse è interessante vedere anche insieme questa relazione, e questo è il tema del mio libro, una parte della relazione di queste popolazioni marginali, già periferici del mondo greco e romano, periferici talvolta nel loro confine, nel loro frontiere, dove cominciava una indifferenza e anche un tipo di sprezzo per gli altri, per quello che si chiamavano barbari, perché parlavano un'altra lingua, una lingua che non si capiva, facevano bur, così era piuttosto una popolazione che nemmeno parlava. E poi la verità se questi popoli cosiddetti periferici sono riusciti ad adattare questa creazione della cultura greca romana, che naturalmente era una cultura superiore ma non isolata, perché il merito di queste due civiltà era che erano così trasferibili, erano compatibili con altre civiltà che si erano create nella periferia. Questo anche una delle mie ricerche, provare che veramente i liri non erano latinizzati, nemmeno grecizzati, perché erano capaci di assimilare la cultura e parte della lingua, ma senza perdere la loro identità, fino ad arrivare agli albanesi del Medioevo. Così nel titolo del mio libro si spiega tutto, diciamo, dai liri ai albanesi. Io sono di questa generazione che è alla base dei fondi scritti, spiegazione di questi fondi, ma anche di archeologia, sono convinto che i albanesi di oggi non sono altro che prodotto di una lunga trasformazione dei liri e poi dei primi albanesi del Medioevo, fino ad arrivare a questa popolazione che si identificava nel Medioevo come albanesi, conservando uno dei nomi di queste tribù che abitava nelle,
nella retroterra di Durazzo, di Almato. E queste sono... La verità è che io questo libro per primo l'ho scritto in inglese e poi era tradotto in albanese. Era un po' diverso dai altri libri che normalmente si scrivono in albanese e poi si traducono in inglese, perché faceva parte anche dell'intervento, no, il primo variante era in tedesco, i primi cinque capitoli erano scritti in tedesco. Tentando, faceva parte di un catalogo di una mostra in Germania nel 87, e ho scritto questo capitolo che si presentava lo stato e la cultura dei diri durante l'antichità. Per questo era scritto in modo di capire anche quelli che non sapevano niente sugli albanesi, sui diri. E per questo credo che anche aggiungendo anche altri capitoli per completare tutto il libro, io mi sono riferito non ai miei colleghi, ma anche questo inglese. Vedete che questo inglese è più voluminoso. Io pensavo che così in traduzione ho perso 40 pagine, in verità vuol dire che albanese è una lingua molto concisa, più concisa che inglese. Non è possibile, ma è la verità. Allora passo. Prego. E dove le città principali erano Durazzo, che era una colonia greca, Apollonia, Oricos, e poi nella retroterra veniva Bulis, Amantia, e qui era parte della di oggi, qui qualche parte era Albanopolis, che è identificata con una città antica vicino a Tirana, e poi le due capitali che erano Lissos e Scutari. Parlo per l'Albania di oggi, che era anche il centro, la parte più sviluppata dell'Illiria antica. Come ha detto anche il professor la regina, c'erano anche due, erano quattro, ma i più famosi erano i Messapici, gli Antici, che erano sbarcati, erano trasferiti dall'Albania di oggi all'Italia, a Salento. Secondo le ricerche di Dandria, di professor Dandria, nell'inizio dell'VIII secolo avanti Cristo, che sono i resti delle attività messapiche. Questa è la famosa troncella che dalla forma e anche dalle ornamentazioni è una copia dei famosi vasi illirici. Sono le mura di Gnatia. Qui abbiamo una iscrizione in messapica e si può leggere anche Plator, che è un nome tipico illirico. Ha sempre questa forma di Ihi, che potrebbe essere un genitivo, ma è una cultura che io considero che dopo la civiltà romana, forse la civiltà più importante dell'Etrusca, viene la terza civiltà più importante dell'Italia antica. E due grandi personaggi di origine illirico, Diocleziano e Costantino. E qui ci sono la divisione, poi le centri principali di Illiria durante il tardo antico. I primi interessati per la storia antica era Ciriaco d'Ancona, un italiano ben conosciuto come del Rinascimento, che ha visitato Albania nel 1435. Stava a Butrinto, qui durante fino all'anno di 1435, quando
Butrinto era veneziano. Questo è un altro grande personaggio dell'archeologia italiana in Albania, Luigi Ugolini, che per prima volta era venuto in Albania nel 1924, ha fatto tre viaggi che si vedono qui, uno nel sud, uno nel Albania centro-sud e l'altro verso nord. Ha scritto anche il suo libro sull'Albania antica. Io faccio presa poco il suo viaggio cominciando dal nord. Qui siamo a Scutari, il castello, con le fondamenta illirica del IV secolo, e qui si vede la posizione di Scutari, Scutari tra il lago e il mare, questo fiume che era navigabile, serviva anche per rifugiare la flotta illirica durante le sue incursioni. Qui che Ugolini, facendo il suo viaggio in questo punto, che è il castello di Dalmazza, ha scoperto questa cultura che lui pensava che è del IV o V secolo, perché ha trovato una moneta di Costantina che era riusata nelle decorazioni. Ma gli altri elementi naturalmente erano medievali. Anche questa iscrizione in un anello che lui pensava che era illirico, invece era il mio padre più tardi che ha spiegato con questo, essendo così specialista di numismatica, l'ha spiegato tramite il bizantino che vuol dire che si comincia di leggere da qui, da basso a sopra, che vuol dire salva o signore, il piombo e altri metalli. E così si vedeva la donna che era l'ultima illirica e prima albanese nel periodo di nonno fino al XI secolo. Ecco, sono altri centri di questa cultura vicino a Scutari, in una ora è diventato una isola nel fiume di Drin, dove si vedono anche i resti dei muri e delle chiese del nono fino al XI secolo, che è la cultura dei primi albanesi. E si va verso Dardania. Io ho presentato qui una mia scoperta che ho fatto nella chiesa di San Giovanni. È divisa in tante, così, l'acropoli, qui la parte di Basilea dove stava il guarnigione, che tutto è scoperto dai scavi archeologici, e poi veniva l'agora fino al porto fluviale, che anche Lecia, si vede un po' il fiume che poi andava verso il mare, che stava così, ha preso così questa. Era la linea del mare di allora, così ci siamo, ora ci siamo quasi 7-8 chilometri d'epoca, che sono installati nelle mura illiriche del III secolo avanti Cristo. Gli oggetti che provano anche questo legame con questa piatta che è di produzione di Ignatia, il resto, diciamo, l'elmo tipico illirico che è presentato anche nelle monete di Lissos e anche Artemis, che mostrano un'adazione della cultura e delle divinità greche dai liri. Questa è una vista di Lissos dalla parte bassa, dal porto fluviale. Qui è l'acropoli e qui abbiamo il monumento del Skanderbeg, perché si pensa che qui, in questa chiesa che era coperta con questa architettura un po' di tipo Eur, era sepolto Skanderbeg quando era morto nel 1468, perché Lecia in quel tempo era veneziana e lui stava lì per curarsi di una malattia, di malaria. Questo è il famoso Albanopolis, dove è scavata da Selim Islami negli anni 60, le bellissime mura del IV secolo. Si vede l'acropoli che era creato come un centro proto-urbano nel VI secolo. Qui abbiamo il materiale, l'elmo illirico del V secolo a.C. e questo
sima che viene da un monumento non ancora scavato che mostra la mano di un artista locale. E vicino poi è Cruia, che esisteva in quel tempo come un piccolo castello e poi nell'età medievale, alto medievale, è diventato un centro dei albanesi, di questi Arber del IX fino all'XI secolo, come si è documentato da un grande necropoli che è scavato in questa parte. Qui si vede il bazar dell'epoca turca con il minaretto che così sfida un po' il torre, l'unico torre che è rimasto dall'epoca di Skanderbeg. Questa costruzione qui, naturalmente, è il museo di Skanderbeg, che si vede anche in un disegno di Lear, di Edward Lear, l'inglese che ha visitato nell'inizio così prima metà del 800 Cruia. E gli oggetti che sono trovati a Cruia, così produzioni locali. Questo è un vaso del IX secolo che io sono sicuro che viene dall'Italia, non sono sicuro se viene dalla Puglia o di Basilicata, di Calabria, e questo io ho trovato in un museo di Calabria lo stesso oggetto, che prova che viene da questa parte, che prova tutte queste relazioni con il Ducato di Benevento durante il IX e X secolo. E questi altri sono produzioni bizantine. Questo è un oggetto poi di tipo, diciamo, celtico, ma non siamo sicuri se veramente ha un legame e una conservazione così lunga. Durazzo, che essendo un centro illirico, proto-urbano nel IX, VIII secolo, poi nel VII secolo è diventato una colonia greca. Erano installato qui nel Durachion nell'inizio e Pidamno poi si considerava l'acropoli. E qui si vede l'espansione urbana dopo così la caduta del comunismo. I primi oggetti sono quelli arcaici di origine corcirese, perché era anche una colonia corinzia corcirese. È una sima che viene da un tempio di struttura di legno. Qui una produzione locale prima metà del V secolo con pietra locale, e questo si vede che è importazione che viene dall'Attica e prova questo legame che Durazzo aveva con Atene, documentato anche dai fonti scritte. E poi nel IV secolo si orienta totalmente verso la Magna Grecia, come si vede questa anfora che è una copia dei prodotti della Magna Grecia e forse racconta la storia di Odissea, così di Penelope. E poi questo mosaico che fa il legame trasversale tra, diciamo, Puglia, Albania e poi anche Macedonia, vi ricorda tutti questi mosaici famosi di Pella. E la popolazione locale è molto presente con i nomi, che si vedono Dasos e altri nomi tipici, Teutaia, che è anche un nome tipico illirico, ma anche dai costumi. Anche qui abbiamo una donna illirica dal costume, ma che porta un nome greco, una Cleita, che è tipica, figlia di Lysanor, che è tipicamente greca. E così non è facile di trovare dietro i nomi greci sempre una popolazione greca, come si mostra qui. Invece qui anche la donna ha un costume illirico, ma anche il nome Daseta illirico. Poi diventa colonia romana con Augusto, costruzioni sono dell'età adriana, che è l'età dove abbiamo tante costruzioni dappertutto in Illiria, specialmente a Durazzo, con l'anfiteatro che sta ancora per essere scavato. E le bellissime sculture che vengono da Durazzo sono tutte dell'epoca antoniniano e forse inizio di quella severiana. Questo non si trova più in Albania,
si trova nel museo di Vienna, non sappiamo anche la storia come era finito lì. E nell'età bizantina diventa il centro di Epirus Nova, di questa nuova provincia creata da Diocleziano. E dall'epoca di Anastasio, che era di origine di Durazzo, era fortificato e sono conservati questi muri, ma anche questo monumento scavato nel centro della città moderna, che forse era un macello, così un mercato chiuso. L'età bizantina naturalmente ha altri valori, come questo mosaico che richiama i mosaici di Ravenna, è datato nello stesso periodo di Giustiniano e si trova in una cappella dentro l'anfiteatro. Anche questa scultura, questa testa, che è veramente un'opera di grande valore artistico per questo periodo. E il mosaico, che si trova vicino a Durazzo in una sede estiva, che mostra questo schema preferito di Buon Pastore, che invece rappresenta, così simbolizza la chiesa. Per andare più al sud, dobbiamo percorrere ciò che era la via Egnatia, così, che divide in due parti l'Albania di oggi, nella valle di Shkumbin, dove sono rimasti le tracce così complete in questa parte, in parte più orientale, ma anche questa stazione della via Egnatia, trovato vicino a Scampinus, che è il bassan di oggi, che io l'ho scavato quasi 30 anni fa. Cioè, sono le terme e anche il ninfeo, che sono datati nel secondo secolo, sempre nell'età adriana. E lì vicino è trovato anche questo tesoro nel 1908, che poi è trasferito in un mercato nero dell'epoca e si trova oggi nel Metropolitan Museum a New York. È datato nel VII secolo, inizio VIII secolo, con gli oggetti barbari, ma anche queste tre, e anche di produzione di Costantinopoli. Elbasan, che è il primo centro, il grande centro, così, dopo Durazzo, dopo Durac, dove cominciava la via Egnatia, con le mura dell'epoca costantiniana, ma come centro era già creato nel primo secolo dopo Cristo, con la creazione della regolarità di stazione, come si vede da questi monumenti, ma dove c'è sempre la presenza illirica. Si legge qui Partinus, i Partini erano la popolazione locale. Anche qui abbiamo un Brugus, che è anche un nome illirico, ma anche la donna ha un costume tipicamente illirico, avendo un marito totalmente vestito a romano. E queste sono le fortificazioni, anche il grande periodo, altro grande periodo artistico è il tardo antico, siamo qui nel VI secolo, questo bellissimo mosaico e questo pezzo architettonico che vengono da due basiliche diverse vicino a Elbasan. Poi possiamo viaggiare per chilometri nella via Egnatia, tutto è ben conservato. Qui abbiamo un ponte che naturalmente per secoli è distrutto, ma poi la strada sale nelle creste delle colline e delle montagne, invece la strada moderna è passata nella riva destra del fiume, così, lasciando intatta la strada antica. Anche qui si vede la tecnica tipica romana, credo che è uno dei tratti del secondo secolo avanti Cristo, quando era fatta la strada Cneus Egnatius, che era un proconsole di Macedonia, e che ha deviato anche la vecchia, antica via illirica che passava da questo parte. Si vede
La forma tipica di questi insediamenti fortificati illiri, con un muro che stava qui e con la necropoli di tipo, diciamo, etrusco o diciamo di Asia minore, di queste referenze o di ipogei di Puglia, di Canosa, che vediamo ora. Così possiamo pensare che non ci siamo in Albania, ma in Asia Minore o in Etruria, con tutte queste tombe di fondata come era 1000 anni fa. Qui si vede anche l'Adriatico e l'unica isola albanese di Saseno. Qui siamo nel centro della città antica, anche città romana. Le mura abbiamo le mura del VI secolo avanti Cristo, quelle sono del III secolo e queste del IV secolo avanti Cristo. Qui abbiamo una coppia, cioè io credo che una coppia delle mura che sono documentate nelle mura di Velia della Magna Grecia, che mostra sempre questa influenza. Gli oggetti più antichi, che questo è un rilievo del VI secolo, una vase che viene dal Corinto, come viene anche questo vaso di bronzo, che è un vaso di profumo, e anche Corinzio, perché era una colonia a Corinzio, e anche questo atleto che appartiene al fine del VI secolo avanti Cristo. Poi si torna verso, diciamo, Epiro, con questa influenza del Zeus di Dodona, e piuttosto di Magna Grecia, con questo vaso che è un'importazione che avviene con la politica del Dionisio il Grande, che nel 385 anche aiuta i Liri per un'espansione verso sud. Ma qui siamo nel fine del V secolo, quando Atene ha perso l'influenza e così Illiria si è voltata verso occidente nella relazione con la Magna Grecia. Il teatro, che non è ancora completamente scavato, stanno scavando gli albanesi insieme con i tedeschi, e questo è un altro monumento scavato da San Seco, dal mio padre. Io ho fatto il suo assistente, è un ninfeo del III secolo avanti Cristo. Qui siamo nell'epoca romana, il Buleterum, il consiglio della città di Apollonia, una costruzione tipicamente romana, l'Odeon, ancora un altro monumento dell'epoca romana, e poi una testa dell'epoca di Iulius Claudio, così, che mostra anche un'alta qualità. Le sculture romane, siamo nell'epoca antonina, inizio Severi qui, questa bellissima testa, tutto che mostra una qualità altissima della civiltà di Apollonia. Ma come un simbolo di battaglia tra i greci e i lirici, da quella parte non si vede, è presentato lo scudo greco, di questa parte è lo scudo tipico illirico, è un modello, quello che era anche portato nella mostra di archeologia albanese, che era fatto nel Vittoriano nel fine del 2013. È un pezzo che io credo che era preparato dai maestri siciliani. Qui ancora, come ha durato la presenza di nomi lirici anche nelle elite della città, un baton che tipicamente illirico è diventato anche il Plutanis l'alto magistrato di Apollonia, e qui si vedevano forse per le strade di Apollonia queste donne vestito all'illirico. Così, un elemento che non era totalmente assimilato. Nella retroterra, una dei capitali era Berat di oggi, che era parfa di Parthini, una popolazione che ha avuto un ruolo politico, e qui vediamo la parte medievale
sviluppata così vicino al castello illirico e medievale. Questa è la porta che era antica, che si vede dalle pietre illiriche, poi medievale, poi fino all'epoca turca. E qui abbiamo questa importazione di una stele che veniva da Atene, da Attica del V secolo avanti Cristo. Sono le mura della prima metà del IV secolo avanti Cristo. Un'altra parte delle mura, ma che è datato del III secolo avanti Cristo, all'arrivo dei Romani. La ricostruzione ideale della porta, e qui abbiamo documentato a Bulis l'utilizzo dell'arco almeno verso 370, che la pianta dell'agorà, che è quella, è molto regolare, come una copia delle città della Magna Grecia. Anche il teatro, diciamo, è una copia dei teatri della Magna Grecia, e anche il professor la regina sta vedendo con tanta attenzione, perché richiama anche quella di pietra abbondante. Ma qui siamo nel verso 270-250 avanti Cristo, e sono tutte le idee portate da questi architetti che ha portati, credo io, Pirro, dopo la battaglia, dopo la conquista di Sicilia e delle città della Magna Grecia. Ma a Bulis abbiamo tutto questo spazio articolato con il teatro, che è una copia del teatro di Dodono, lo stadio con una cisterna, una lunga stoa di 140 metri e un'altra stoa che serviva al teatro, e anche altri monumenti. Qui abbiamo questa vista con il teatro di fronte, ciò che è rimasto perché era distrutto durante la bassa antichità per fare altri monumenti. Qui abbiamo da sopra il teatro, la parte che io ho fatto ricostruire così con un tipo di anastilosi, e qui vediamo anche la ricostruzione ideale della schiena del teatro. L'artiglio che veniva da Naissus in Dardania, di allora, che hanno vissuto insieme 42 anni, ma mai hanno fatto, mai hanno litigato, sine, con l'aiuto di un generale che ha fatto, con l'ordine di Giustiniano, ha fatto qui ricostruire le mura, ma distruggendo tutti i monumenti antichi. Qui si vedono anche le scale del teatro, le sedi del teatro. Qui sono, questo è la basilica A, basilica B si trova qui, e qui abbiamo il primo rappresentazione di San Pietro. E poi un altro mosaico molto, diciamo, moderno, diciamo, di tipo Picasso, che mostra il buon pastore, totalmente di sculture di bronzo da Corinto. Anche qui abbiamo l'arco del IV secolo avanti Cristo, ma anche la presenza delle donne illiriche tipiche di nomi, ma anche di costumi. Lo stadio diamante che mostravo come a Bulis di